Ciao a tutti ed eccomi qua in Dragon Quest Builders. Ho girato lungo e largo e alla fine sono ritornata qui e mi sono accorta che c'era questo punto che si poteva distruggere e quindi sono andata giù. Nel mentre giravo, vedete, ho trovato qui 5 blocchi rossi, chissà che saranno. E andiamo. Oh, eccole qua. Tanto famo fuori sto nemico, insomma far fuori lui. Cosa c'è qua sotto? I segreti? Cosa c'è? Cosa c'è? Oh. A parte che dei pavimenti. Ah! Ma che sei grullo, mi esci così da dietro? Ma che siamo matti? Cioè, avverti che mi vuoi attaccare, no? Certo, nemmeno ci avverto. Oh, qui c'è qualcosa da leggere. Sulla casa c'è un vecchio foglio. Ok. Sono trascorsi diversi anni da quando ho iniziato i miei studi e finalmente posso dire di avere quasi raggiunto lo scopo che mi ero prefisso. Ho scoperto il procedimento mediante il quale è possibile ottenere l'acqua santa, che è ciò di cui abbiamo bisogno per annullare la maledizione lanciata per quel demonio. Ma i mostri non sono stupidi. Negli ultimi tempi i loro attacchi si sono fatti più frequenti e feroci. Mi ritirerò nelle stanze più interna e posizionerò delle trappole per cercare di rallentare il più a lungo possibile. Non so cosa ne sarà di me, ma non posso permettere che l'ultima speranza dell'umanità vada perduta, persa definitivamente. Ok, però... No, dai, io penso... Cos'è? Scrigno! Vabbè, una cuota, però... Nella stanza più profonda... Ok... Oh, porca miseria! Ma che sei grullo! Si fa così, mi serve un martello per portare questa statua... Oh, bada, bada, bada! Basta! Andiamo in show da cercare come fa l'acqua santa! Allora, andiamo qua giù. Allora, aspetta. C'è una mappetta? Allora, vediamo se c'è qui. Ah, ecco. Scatole. Qui c'è qualcosa? No, non si può fare fuori. Colonne. È un'altra trappola, eh? Scrigno, ramo, e che ci si fa aborto il ramo, però va bene. Un altro nemico, vieni ciccio, vieni, venite. No, cioè no, perché, oh, perché a loro non li fa fuori? Oh, bravo. Oh, no, perché l'ha fatto fuori? Vieni. Oh, aiuto, aiuto! Ah. Vai! E questi ho fatti fuori. Proseguiamo, qua c'è qualcosa? Che ci possa interessare? No. Proseguiamo. Un labirinto! Ma da dove si sbuca? Dai, ci serve la ricetta! Ecco un altro scrigno! Oh là là! Finalmente un seme della vita che posso aumentare la vita, appunto. Qui c'è qualcosa? No. Procediamo qua giù. Oh! 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 C'è un drago! Mamma mia! Andiamo piano! Andiamo piano, nulla! Vogliamo questo bastoncino, gli fa nulla! Beccati questo! Due! Risolto tutto per due! Occhio all'attacco super! Ma perché con questo bastoncino due alla volta, vedrai, gli si fa parecchio, io te lo dico! Mamma mia! Boh, semi della vita, va, mettiamoci la vita. Sto, beccati questo, due, quattro, ecco, quattro. Due. Ai, ci spolvera 11 a botta. Via, via. Mamma mia. Dai. Aspetta, Pomata curativa. Tre. Sei. Quattro. Aia, curamose. No, ma che sei grullo. Pensavo tu... Occhio fa la super. Occhio che sputa. Vieni. La super. No, la super, no, sì. Sputa a fuoco. Dietro. Gira di dietro. Via. Attacco da dietro. 3, 4. Bene. Occhio. Curiamoci. Vai, via fuoco. Dai che è più della metà. Vai. 3 bastonate. Occhio, bene, 3, 2, 5, 3, aia, va bene, nascondiamoci che ora disputa fuoco, vai, no, sì, ma chiappalo. Oh, ma lo vuoi a ponno? Oh, ce l'ho fatta, un altro seme della vita, vieni, prendilo,
Usa! Oh. E siamo a 45, ottimo. Apri. Aspetta, perché non ci fai... Ecco. Leggi. Sul pavimento c'è un vecchio foglio di carta. Dopo innumerevoli esperimenti faticosi e infruttuosi, ho finalmente fatto una scoperta epocale. Senza il potere di costruire, non sarò mai in grado di creare una mitica acqua santa. Però noi sì, ce la possiamo fare, che per anni ho cercato invano di distillare. Ma il mio lavoro non è stato del tutto inutile. Io ho fallito, ma il costruttore in generale riuscirà nell'impresa. Vai! Se tu che stai leggendo questi appunti sei proprio il costruttore, sì, siamo noi! Ti faccio dono del mio altare magico. Portalo con te perché esso ti servirà per raggiungere i grandi traguardi se Rubis lo vorrà. Presto sarò costretto a lasciare il mondo dei vivi. Sento già il rauco ruggito di un feroce drago che si avvicina alla mia porta. Oh, grande Rubis, ti prego, concedi nuovamente la tua benedizione a questa terra sventurata. Non è possibile da gelato perché il resto del foglio è andato bruciacchiato. Costruiamo subito l'acqua santa. Aspetta, però, prima di costruire l'acqua santa. Sì, lo posso portare. Però c'ho due spazi, quindi lo posso fare. Costruiamo l'acqua santa. Mamma mia. Ok, portiamoci via questo. No, però non ho l'ala di chimera. Se avessi l'ala di chimera è meglio, però va bene. Ho visto tutto, vero? E quindi ritorniamo in là. Mannaggia, senza l'ala di chimera. A parte che non la potevo nemmeno usare qui l'ala di chimera perché non c'è spazio. Ecco, ora devo trovare solamente in questo labirinto sotterraneo. Ok, bene. La strada giusta, credo. Lì dove sputava il fuoco. Vai. Sì, eccolo qua. Giro largo. Di qua o di là? Eccole qua le scale. Ma di là c'era andata però. Sì, sì, c'era andata. Andiamo su. E andiamo di corsa. Ma di corsa. Oh mamma, tutto buio. Meno male c'ho il puntino verde che ci aiuta. Qui, ottimo. Ma sto veramente andando nel buio supremo. Forse era meglio se aspettavo il giorno sotto. Oh, sai che mi sta rincorrendo, vedo una un'ombra. Vai. Anche al buio qui non abbiamo paura. Ah! Non è che casco nell'acqua, infatti c'è la vicina. Punto. Verde. Sto puntando sulla bussola perché non è che lo veda. Eccoci giunti al punto X. Allora, parla. Che razza di stregoneria è questa? Perché l'acqua splende e luccica in questo modo? E acqua santa dici, ma allora se la si spruzzasse su questo suolo maledetto forse ne potremmo. Oh eroina, mia povera eroina. Cosa? Eh? Hai sentito anche tu una voce? O forse le mie orecchie mi hanno giocato uno scherzo? Ah, quindi l'hai udita anche tu e dicevi che veniva dalla statua? Non sarà mica che la scultura non è affatto un oggetto inanimato ma una persona imprigionata nella pietra? Presto, Strato, andiamo alla statua. Chissà che quell'acqua santa non ci sia utile in qualche modo. Un altro seme della vita per noi. Ma se tu ci facessi mangiare... No, però vabbè, andiamo, intanto ormai fra poco è giorno. Usiamo l'acqua. Infatti guardate, è già giorno. Allora ora possiamo, cioè la gente è pietrificata. Sì, ancora non chiacchierano. La principessa, dove mi trovo? L'incantesimo è stato annullato? Sei tu che mi hai destato dal mio sonno? Lascia che io guardi il tuo volto. Salve, sono costruttrice, cioè. Oh, che espressione indomita. E quando sono nobili i tratti del tuo viso, sento che sei una persona forte e valorosa. Guardandoti provo la stessa sensazione che ebbe la prima volta incontrare una certa persona. E chi? Tu sei la costruttrice, non è vero? Sei colei che ha la capacità di creare nuove cose. Sì, siamo noi, effettivamente. Non ce la vorremmo ma siamo effettivamente noi. Quando il Dragon Lord prese il potere e rubò la luce del cielo, credetti che per l'umanità fosse la fine. Così lanciai un incantesimo su me stessa e mi trasformai in statua di pietra. Non so quanti anni siano passati da quel giorno, ma pare che il regno di terrore di Dragon Lord continui tuttora. Ma il tuo arrivo qui ha fatto rinascere la speranza. Tu sei la costruttrice, la donna che, per volere della benevolente Rubis, farà risorgere Aleph Guard. Stratu, io ti seguirò ovunque andrai, ottimo, perché il sentiero che stai percorrendo ci condurrà alla luce.
Ok, quindi abbiamo un altro. Merlino parla. Oh, santissima Dea, la statua ha preso vita. Questo miracolo è il segno che c'è ancora posto per la speranza. Questa terra buia e desolata. Adesso dobbiamo solo recarci alle rovine del castello di Tantegera e provare a farlo a rinascere. Oh, finalmente abbiamo. Aspetta, non finalmente, ancora non ci siamo al castello, quindi non cantiamo vittoria. Ammesso che riusciamo a non farci ammazzare prima, Stratus, sento che qualcosa di immensamente malvagio si sta avvicinando. Ecco, bene. Allora, creiamo pomate, va. Ok, c'è una battaglia. Credo che ci sia una battaglia vicina. No, dov'è il seme? Fermi un po'. Allora, metto qui un osso, qui un osso, qui. E un altro osso qui. Costruiamo la pomata curativa. Ok, così ne abbiamo 11. Andiamo a prenderci il nostro seme della vita. Sgranocchiamolo. Aspetta. Dai, andiamo a fare battaglia. Vai, vai. Vai, commettersi un grave, commetteresti un grave errore se affrontassi questa battaglia in condizioni nonché ottimali. Hai fame? È un po' sì. Per favore, consenti di darti metà delle nebbie che ho raccolto. Qui si mangia la nebbia e via. L'indicatore assenza. Ok, si è riempito. Come ti senti adesso? Il tuo corpo è pieno di energia e vigore? Sì, vai. Se vogliamo che queste terre tornino a vedere la luce, dobbiamo raggiungere il castello di Tantegel e assicurarci che esso torni al suo fianco e splendore. Ok, allora c'è la battaglia. Ecco, infatti. Nero scheletri, quanti? Tre ne devo far fuori. Dove so però? Ma dove so? Ah, eccolo qua. Vabbè, ciao. Ho fatto fuori un drago perché non devo far fuori questi scheletritti qui. Ok. Vai, vai. La prima battaglina. No, mi si è rotto l'abito. Ora sì che mi fanno del dolore. Intanto due l'ho fatti fuori, ne manca uno. Ciao. E vai, battaglia già andata a buon fine. Mi rivesto perché insomma, il costume è meglio. Oh, finalmente il portale. Grrr, la luce, i miei occhi bruciano. Porta via quella luce, qui non serve, questa metà del mondo è mia, è mia. E chi è? La miseria. Ma tanto prendo questa, che così mi aumenta la vita. Poi metto il portale qui. Ale. Mamma mia, si è aperto un portale che conduce in un'altra isola. Bene, allora quindi ci sarà il castello. Allora io non piazzo niente. Parla, parla e andiamo. Prendiamo questo portale. Il strato non è ancora pronto a usare. Perché non sono. Ah, aspetta, allora costruiamo. Forse devo. Costruiamo un abito semplice. E ho panno. Cioè, ho tre panni, me lo costruisco là. Poi me lo indosso. Equipaggiamento. Bada la tac. Perfetto, allora proviamo. Sei molto in gamba, Stato. Non credevo che tu fossi un competente così abile. Ma perché ha quell'espressione così grave e solenne? Essa non si addice a questo momento felice. E nemmeno al tuo volto da ragazzina, a dirla tutta. Come detto, hai udito una voce spaventosa proveniente da lontano. Ti garantisco, io non ho sentito nulla del genere. Forse la tua mente è ancora stanca, e ancora risente della fatica che hai sostenuto con la battaglia. Dopotutto, tu sei la costruttrice, non una guerriera. Mi spiace averti chiesto di svolgere un compito che non ti compete. Comunque, hai ottenuto una splendida ricompensa per i tuoi sforzi. Quello è un portale. Dico bene? Vorrei che domani tu viaggiassi attraverso quel portale. Domani, ok. Dobbiamo andare al castello delle rovine. Ora, però, ti consiglio di riposare. Va bene. Prima, però, dovrai ripararla. Cosa? Perché i più buchi di una rete li appesca. Guarda che l'abbiamo già riparata, non ti preoccupare. Ti ringrazio, Strato, mi hai salvata dai mostri. Ma figurati, cioè, sono così. Come detto. Hai sentito la sua voce? No, non ho udito nulla. Qui non sente nessuno. Sento le voci. Forse è stanca. Va bene, allora riposiamoci. Sarebbe giorno, però vabbè, riposiamoci. Allora, dobbiamo prendere il portale. È da molto che attendo questo momento. Dragon Lore. Eccolo! Vieni, prendi il posto che ti spetta qui al mio fianco. Se lo farai, ti permetterò di governare su metà di questo mondo. Come detto, accetti di dominare l'umanità insieme a me? Allora, così sia. Vuoi consegnarmi la tua arma per sancire la pace che adesso regna tra di noi? Ah, che lama meravigliosa! Se tu me l'avessi consegnata, la tua arma ti avrebbe permesso di sconfiggermi, ma ormai la cosa non ha più importanza. Se tu non me l'avessi. Riceverai il premio che ti avevo promesso: il mondo sarà diviso in due e tu dominerai sugli abissi più tetri, sugli altri più. Sugli altri più scuri e spaventosi. Ehi, che è? Cos'è? Abbiamo. Possono eterno avvolgere per l'eternità. Non avevo visto che era sempre Dragon Lord. Strato, figliola, perché il tuo sonno è così agitato? Forse sta sognando di nuovo il passato? Quei dolorosi ricordi non sono tuoi. Appartengono a un guerriero del quale si è ormai persa la memoria. Ti
Tale visione non avrebbero dovuto presentarsi ai tuoi occhi. Non permettere che quelle immagini ti distolgano dal tuo dovere. Devi portare a termine il compito che ti è stato assegnato. Questo deve essere il tuo unico pensiero. Strato, ricordi cosa ti ho detto quando ti ho risvegliata dal tuo sonno? Tu non sei un'eroina. Ah, bene, il tuo compito non è sconfiggere il Dragon Lord. Ma, secondo me... Ah, forse dovremmo riportare in vita questo guerriero. Ritrovare questo guerriero. Donare la luce a questo guerriero. Bene, è giunto il momento di andare nel portale. Sei ancora pronta per questa cosa? Ai ai. Parliamo. Buongiorno, è stata giudicata come ti stiracchi la notte scorsa. Hai dormito bene. Avevo visto che durante il sonno ti concentravi e ti contorcevi e ti agitavi. E temevo che non saresti riuscita a riposare. Per fortuna le mie paure non sono state infondate. Strato, ragazza mia, io sono un veggente, so dove sei e anche dove si trova il tuo futuro. Nella sua infinita saggezza, Rubis ti ha affidato un compito sacro. E qui nella terra profonda di Tantajal. È dove si compirà il tuo destino di costruttrice. Strato, la tua avventura si l'avventura si avvicina al termine. Devi continuare a impegnarti al meglio delle tue possibilità. A proposito, credo che sia giunto il momento che tu provi il portale blu. Oh, ce la faccio, via. Oh, vorrei che tu setacciassi le rovine del castello di Tantajal, il luogo dal quale un tempo il re esercitava il governo sulle terre di Alefgard. Riporta la luce su quel luogo sfortunato e ricostruirai ciò che le orde di Dragon Lore hanno distrutto. La miracolosa acqua santa che hai preparato sarà molto utile se la metterai qui dentro. Se la spruzzerai su di te, riporterai la vita in questo paesaggio, che ora è ricco solo di cenere e tristezza. Sono certo che, dopo che avrai dato il via al processo di purificazione, troverai i materiali di cui hai bisogno. Eh sì, quelli mi servono. E ricorda, se avessi bisogno di aiuto, vieni a parlare con me. Io e la principessa resteremo qui a attendere le tue notizie. Allora, ma non aveva detto e come faccio? Usa? Così? Cioè, come faccio? Ah! La miseria. Cioè, quindi mi devo portare acqua purificata da tutte le parti. Tanto entriamo. Ancora parliamo con la tizia. Oh, non mi fanno usare sto portale. Buongiorno, sono stato giudicato come il Davi. Sì, eravamo gelati. Non avevo mai sentito nessuno urlare in quel modo. Vieni qui, stato, avvicinati. Cosa ce ne Ho recuperato tutti i PV. Non sono in grado di calmare il tuo spirito tormentato, ma posso dare energia al tuo corpo. Se avrai ancora bisogno di mio aiuto, non esitare a chiedermelo. Hai intenzione di attraversare il portale? Sì, se la buona sorte ti arriverà, esso ti condurrà nel luogo che un tempo ospitava la mia casa. Adesso il castello di Tantajal non è altro che un cumulo di rovine, ma forse ritroverai qualche indizio e ti farà capire come è possibile farlo rinascere. Allora, bisogna recuperare lo stendardo della speranza se vogliamo che la luce torni allo splendere. Quella è la bandiera sotto la quale si radunò la nostra gente. È la prova che molti anni fa noi umani impugniamo le armi contro le armate di Dragon Lord. E possiamo farlo? E possiamo farlo nuovamente. Se la pianterai nel cuore delle rovine del castello, la dea farà sicuramente scendere la sua protezione su quel luogo. Io resterò qui e pregherò affinché la nostra adorata Rubis svegli sempre su di te. Ce la farò a prendere il portale? Oh, finalmente prendiamo il portale. Volevo fare un po' un giro. Oh, brughiera di Tantegel, il cuore dell'oscurità. Ecco. Dove saranno le rovine? Vedo che ci sono parecchi nemici e io ho questo bastoncino. Finalmente raggiunto la tua destinazione. L'oscurità che avvolge queste terre mi impedisce di lanciare la mia benedizione su di esse. Tuttavia, grazie alla preghiera della principessa, adesso riesco a vederti. Ti trovi nel cuore di Tantegel, nel luogo in cui sei destinata a combattere lo scontro finale. Ma non dovevamo non combattere noi? Ah, va bene, comunque. Ok, qui un tempo sorgeva la capitale del regno di Alfgard, era un posto ricco e felice dove suonava delle risate dei suoi abitanti. Ma il tradimento di un guerriero fece sì che sulla città si abbattesse la maledizione del Dragon Lord, che ridusse l'intera area a una terra disperata, duramente segnata dalla morte e dalla distruzione. Vai, figliola, esplora queste lande desolate e trova le rovine del castello di Tantegel. Recupera questo stendardo della speranza! Via! Ok? E mentre svolgerai questo compito, ricorda che io veglierò sempre su di te. Prendiamo il segnalino e lo mettiamo qui, che mi indica che qui c'è il portale. Tac, ottimo. Oh, bene, vediamo. Facciamo questo lavoro qui. Questo è importante, sì. Sì, eh. Gli scherzi. Il problema è che se poi... Bene. Eccolo là, lo stendardo! Mamma mia, cosa ho visto subito? Andiamo a recuperarlo. Salva! Forse... No, non è questo però.
Ma mi sa che non è questo. Io salverei, non è questo lo stendardo, perché questa assomiglia a quella che c'era di là. Prendiamo questo bello scrigno. Aspetta! Ehi, tu, cosa vuoi? Vai, ciao. Facciamo questo lavoro qui. Ancora qui. Una mappa del mondo. Oh, vedi? Guardala. Guarda dov'è lo stendardo. Sulla destra. Credo. Allora, qui potrebbe essere rifugio, però. Qui è il punto dove va messo lo stendardo, ma non c'ho lo stendardo. Lo stendardo è più là. Più verso ovest. Andiamo un po'. A proposito, aspetta. Fammi. Oioi! Ah no, ho detto oioi perché pensavo arrivasse il buio, invece non è ancora buio, però la situazione non è molto rosea. Eccoti qua. Guarda qui, questi sì sono. Ah, però non ho roba. Di qua, fai vedere. Andiamo in cerca. Fammi vedere la mappa. Ah! Fammi vedere la mappa. Ah, di qua. Fammi vedere la mappa. Troppo. Se mi laggiù c'è qualcosa. Lassù. Oh! Là, vedo una grotta. Andiamo qua. Qui non c'è niente. Bene, ottimo, ottima scoperta, oserei dire. Oh, qui c'è dell'oro. Ma tanto non ho nulla per prenderlo. Qui c'è uno scrigno. Ah, apriamolo. Eccoci. Oh, bene, fa piacere. Uno scrigno brutto. Sono di qua. Non c'è niente. Uno scritto, c'è uno scrigno che attacca, quindi andiamo, facciamolo fuori, via. Fa anche del dolore. E non si distrugge molto facilmente. Solo a forza di uno qui non ci si leva le gambe, io te lo dico, scrigno. No, via. Mi scappo, gli faccio nulla. Questa grotta non c'è niente. Cioè, per ora non c'è nulla che possa essermi di aiuto. Saliamo, via. Di qua. Di qua. Di qua. Ah, lì c'è l'area di chimera, per fare l'area di chimera. Andiamo. Mannaggia, oh. Una bella ricerca, eh? Guarda un po'. Non so se è fattibile, però andiamo un po' qua giù. Io non vedo niente, cioè, sarebbe, ma mi sa che è una cosa abbastanza indicativa. Perché io non vedo proprio niente. Cioè, con questo legnetto che ho, a questi uccellacci non gli fa nulla. Sarà nascosto sto stendardo, tra l'altro fra poi è notte. Cosa vedono i miei occhi laggiù? Un accampamento, andiamo un po' lì. Prendi qui, prendi qui, prendi qui. Ah! 7 danni, porca miseria. Ecco, compare un paladino. Chi è là? Oi, oi. Come fa? Vai. Purificato, eh. Sì, ma con questo legnetto. 4, 4, 4 ce la faccio. Bravo, bravo. Intontisci tu. Ah! No, no! Mannaggia! Aiuto, aria! Mamma mia! 3, 4, 3, 2. Ah, scappa, scappa, scappa! Oh là là! Aspetta,
3, 3, 4, scappa, 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 che carica. 2, 2, 2, 2, mamma mia. Mamma e poi mia. Ci ha fatto i peli, praticamente ci ha fatto estetista. Ah, cioè bisogna andare all'estetista qui, assolutamente. Ho battuto il drago. Cioè, vuoi battere questo? Cioè. No, però devi prendere dei colpi, altrimenti... Vai! Su! No, come lo dicevo? Porca puzzola! Allora, su questa morte qui, io direi che mi posso fermare. Continuerò poi la ricerca. Aiuto, non carica più. Ah, mi sta a far preoccupare. Allora, io intanto, vabbè, lo so che non è di quella giusta. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un mi piace. Commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Ecco, io risono qui e devo ripartire alla ricerca. Bene, adesso ciao a tutti e alla prossima.